Ciao ragazzi, nuovo video della Tutto Tech. Siamo tornati, ve l'ho detto, adesso cercherò di portarvi sempre più le novità, perché si avvicina anche un periodo dell'anno che da circa un annetto, dall'anno scorso, che ci stanno promettendo un dispositivo domotico molto più avanzato e molto più duttile e molto più intelligente. Sì, sto parlando per l'ennesima volta, lo so, ma non appena mi arrivano notizie mi sembra corretto informarvi del dispositivo con l'intelligenza artificiale integrata. Allora, doveva già uscire tempo fa, però cosa è successo? Hanno fatto dei test con l'intelligenza artificiale che voleva sviluppare Amazon, perché si era messa di buona lena per cercare di tirare fuori un'intelligenza artificiale tutta sua. Adesso non so se hanno preso ingegneri, non lo so, la panchina degli ingegneri, piuttosto che hanno avuto difficoltà a traslare dal parlato a metterlo in pratica. Fatto sta che hanno deciso, dopo aver fatto dei test, che la latenza, i tempi di attesa per una risposta erano troppo lunghi, si parla di 6-7 secondi, quindi voi provate a immaginare, fate una domanda al vostro dispositivo, pagate un abbonamento, su questo poi ci arriviamo, e questo ci mette 6-7 secondi, se va bene, e vi dà delle risposte non poi così complete. Quindi cosa è successo? Amazon ha deciso di adottare come intelligenza artificiale la Claude di Anthropic, e questa darà la possibilità anche di avere funzionalità un po' più personalizzate per ogni utente. Intanto si avrà un modo di colloquiare molto più informale, molto più diretto, molto più personalizzato, come dicevo prima. Ad esempio, consigli personalizzati per gli acquisti, un raggruppamento delle notizie. Finalmente le multi-operazioni, quindi io faccio ad esempio la richiesta di accendi luce, rispondimi a questa domanda, accendimi il televisore, tutto con un unico comando, cosa che fino adesso questa era una grave mancanza del nostro dispositivo. E poi memorizzare tutti i comandi che quotidianamente diamo e quelli più comuni, personalizzarli ancora di più, tenerli in memoria in modo tale che magari entro in casa ad un certo orario e sa che io accendo la lampada della sala, il lampadario, e quindi magari si porterà avanti o ci sarà un comando prestabilito dove dopo agirà per mio conto. Le ultime notizie parlano di metà fine ottobre come uscita ufficiale. Sicuramente sarà prima in America, ma nel breve periodo in questo caso sarà portato anche in Italia, quindi i cugini europei dovrebbero poter beneficiare da lì a poco dell'uscita in America, anche loro, dell'intelligenza artificiale. Altra cosa, io mi ero domandato, avendo già un abbonamento Amazon Prime, lo hanno aumentato come rate annuale, probabilmente inseriranno lì dentro anche questa intelligenza artificiale, quindi io potrò beneficiare dell'aggiornamento senza dover pagare un abbonamento, ma invece sembra che qui, da quello che ho letto un po' in giro, sia stato smentito, nel senso che si parla di un abbonamento che va tra i 5 e i 10 dollari mensili, e già questo mi rendo conto che farà storcere il naso, perché noi siamo abituati ormai da tempo ad avere un assistente vocale che è totalmente free. Compri il prodotto, compri gli accessori e la utilizzi. Stop. Sembra però che nelle versioni base un minimo in più di interattività più naturale ci dovrebbe essere. Quindi anche noi, tra virgolette, poracci che magari non vogliamo aderire a questa cosa, non lo so io sinceramente, non mi voglio sbilanciare, perché poi magari quando mi informerò vedrò che farà determinate cose che mi possono magari anche essere utili nel quotidiano, magari cambio idea. L'abbonamento è figlio del fatto che, avendo venduto anche oltre 500 milioni di dispositivi, Amazon nel reparto dedicato al nostro dispositivo vocale ha grosse perdite, quindi non è riuscita ad avere ricavi importanti, perché loro puntavano molto sul fatto che magari il nostro assistente vocale venisse usato anche per fare shopping, e da lì avrebbero avuto dei ricavi, perché poi dopo le pubblicità aumentavano, perché utilizzavo molto di più quel dispositivo, quindi i banner pubblicitari aumentavano, l'azienda avrebbe incassato ed erano tutti più felici e contenti. E con questo abbonamento vogliono saldare questo buco immenso, che sembra che ci sia una perdita di soldi incredibile, perché la ricerca su questi dispositivi comunque è dispendiosa, tra personale, tutte le prove che si fanno e quant'altro, immagino che non costi veramente poco. Quindi con questo abbonamento vorrebbero risanare quelli che sono
quelle che sono le perdite in questo ambito. Voi pensate che solamente se si dovesse abbonare il 10% delle persone che utilizzano il nostro dispositivo vocale, Amazon potrebbe realizzare tra i 600 milioni e 1,2 miliardi annui, e quindi una cifra veramente importante. Per quanto riguarda poi l'uscita, loro si sono tenuti un po' più sul vago, hanno detto ottobre, quindi teoricamente o metà di solito o fine ottobre. Poi adesso con l'8 e il 9 che ci sono anche i Prime Day, le offerte di Amazon probabilmente inizieranno a spingere lì per poi dopo fare un lancio. Naturalmente la casa Amazon, prima di fare un lancio di questo tipo, farà ancora molti test, sarà lì veramente a scervellarsi, a capire se c'è qualche bug, qualcosa che non va, in modo tale da presentare un prodotto veramente finito e performante. Esperienze comunque ne avranno viste, perché le intelligenze artificiali ormai stanno prendendo molto piede, e questo sicuramente porterà Amazon ad avere competitor che, se dovessero andare meglio di Amazon, rischia veramente di affossarsi. Bene ragazzi, questa qui era un'altra novità che ho trovato in rete e mi sembrava corretto condividerla con voi. Voi siete pronti a fare eventualmente un abbonamento tra i 5 e i 10 dollari? Vi dovrebbe stuzzicare questa cosa? Non lo so, vediamo quando avremo un po' più di dettagli, perché dirmi che l'intelligenza artificiale mi farà questo, quello e quell'altro, bello, vediamo poi all'atto pratico che cosa succederà. Bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao!